base di stoccaggio delle armi nucleari sull'isola di Shadow Moses, nell'arcipelago delle isole Fox in Alaska, è stata attaccata e catturata dal corpo speciale Next Generation, sotto la guida di membri della Foxhound. Pretendono che il governo consegni loro i resti di Big Boss e minacciano di lanciare un'arma nucleare se le loro richieste non saranno soddisfatte nel giro di 24 ore. La missione avrà due obiettivi. Per prima cosa, dovrai salvare il direttore della DARPA, Donald Anderson, e il presidente della Armstead, Kenneth Baker. Entrambi sono trattenuti come ostaggi. In secondo luogo, dovrai investigare sulle reali possibilità dei terroristi di lanciare un attacco nucleare e, nel caso fossero in grado di farlo, fermarli. Come farò a entrare? Ci avvicineremo al centro di stoccaggio sott'acqua. E poi? Lanceremo un VCN monoposto. Quando sarai arrivato il più vicino possibile, ti libererai del VCN. Da quel punto in poi dovrai nuotare. L'unità delle forze speciali ad alta tecnologia Foxhound, i tuoi vecchi compagni, che una volta comandavo io. Allora sono ancora in circolazione. Ci sono sei membri della Foxhound coinvolti in questa azione terroristica. Sigo Mantis, con le sue potenti abilità psichiche. Sniper Wolf, la bellissima e mortale tiratrice scelta. Decoy Octopus, maestro dell'inganno. Vulcan Raven, gigantesco sciamano. E Revolver Ocelot, specialista in interrogatori e formidabile pistolero. E per ultimo, il comandante, il leader della Foxhound, Liquid Snake. Liquid Snake. L'uomo con il tuo stesso nome in codice. La struttura di stoccaggio delle testate occupa l'intera isola. Riceverai istruzioni via codec una volta raggiunto l'obiettivo. Ci sarà qualcuno con me. Come al solito, questa missione prevede un solo infiltrato. Armi ed equipaggiamento PSP. Esatto. Questa è un'operazione coperta top secret. Non aspettarti alcun appoggio ufficiale. Qui Snake, riesci a sentirmi, colonnello? Forte e chiaro. Qual è la situazione, Snake? Sembra che l'ascensore sul retro sia l'unico modo per salire. Me lo aspettavo. Dovrai utilizzare quello per raggiungere la superficie. Fai in modo che nessuno ti veda. Se hai bisogno, contattami via codec. La frequenza è 140.85. Quando vuoi usare il codec, premi il tasto selezione. Quando invece saremo noi a contattarti, il codec emetterà un segnale. Quando sentirai il segnale, dovrai premere il tasto selezione. Il ricevitore del codec stimola direttamente gli ossicini all'interno del tuo orecchio,
Solamente tu potrai sentire i messaggi. Ho capito. Ok, sono pronto. Sembrava qualcuno. Cos'è stato? Sembrava qualcuno. Snake, qui c'è un ascensore che ti può far salire al piano terra. Devi solo aspettare che arrivi l'ascensore. Nel frattempo, nasconditi da qualche parte. Sembrava così. Qui, Snake. Sono di fronte alla struttura di stoccaggio. Eccellente, Snake.
Passano gli anni, ma tu resti sempre uguale. Come va la tuta di infiltrazione? Mi tiene bello asciutto, ma per i movimenti è un po' scomoda. Abituatici. È lei che ti protegge dall'ipoderma. Siamo in Alaska, se non lo sai. Ehi, calma. So bene che se non fosse stato per la tua tuta e l'iniezione mi sarei trasformato in un ghiacciolo là fuori. Un peptide anticongelante, Snake. Tutti i soldati genetici impegnati in questa esercitazione lo utilizzano. Già, e meno male. Mi sento meglio sapendo che è già stato sperimentato. A proposito, come procede l'operazione diversiva? Due F-16 sono appena decollati dalla base di Galena e sono diretti verso la tua posizione. Il radar dei terroristi dovrebbe averli già intercettati. Un Hindi. Colonnello, che ci fa qui un elicottero russo? Non ne ho idea. Ma sembra che il nostro piccolo diversivo abbia attirato la loro attenzione. Adesso hai maggiori possibilità di infiltrarti senza farti notare. Mancano solo 18 ore allo scadere dell'ultimatum. Ti devi sbrigare. Wow! Deve essere un pazzo per pilotare un Hind con questo tempo. Chi è che parla? Oh, scusa, non te l'ho ancora presentata. Lei è Mei Ling, il nostro esperto di elaborazione digitale delle immagini. È lei che ha progettato il tuo codec e il tuo sistema radar Soliton. Contattala se hai dei problemi con uno di questi due dispositivi. Felice di conoscerti, Snake. È un onore parlare con una leggenda vivente come te. C'è qualcosa che non va? Niente, solo che non mi aspettavo che un'esperta internazionale di tecnologie militari fosse così carina. Mi stai solo adulando? No, dico sul serio. Beh, almeno non mi annoierò per le prossime 18 ore. Andiamo, non posso credere di aver fatto colpo su un famoso Solid Snake. Però sono sorpresa, sei troppo diretto per essere un assassino addestrato. Sembra abbiamo molte cose da imparare uno dell'altro. Certo. Non vedo l'ora di saperne di più sull'uomo che sta dietro la leggenda. Ma prima, lascia che ti spieghi come funziona il tuo sistema radar Soliton. Il puntino luminoso al centro sei tu, Snake. I puntini rossi sono i nemici. E i coni azzurri rappresentano il loro campo visivo. Stai attento, Snake. I soldati genetici hanno la vista e l'udito molto acuti, grazie alla terapia genetica. Cerca di non farti individuare. Per prima cosa voglio che tu ti infiltri nel centro di stoccaggio e trovi il direttore della DARPA. Al direttore della DARPA sono stati iniettati gli stessi radionanoidi che hai anche tu. Dovrebbe comparire sul tuo radar come un puntino verde. Cerca di ottenere tutte le informazioni sui terroristi di cui è in possesso, sempre se ancora vivo. Snake, il tuo radar non risente delle condizioni del tempo. Ma non potrei usarlo dopo essere stato scoperto da un nemico. Esatto. Purtroppo è molto facile disturbarlo. Già, anche perché è stato creato con tecnologie già esistenti. Non lo potrei usare neanche in zone con forte risonanza armonica. Quindi fai attenzione. Noi terremo sempre sotto controllo i tuoi movimenti via radar, per cui chiamaci con il codec ogni volta che vuoi. Perfetto. Se mi sento solo vi faccio un fischio. Sul serio, Snake? Siamo qui per fornirti un supporto. Chiama se ti servono informazioni o consigli. Io mi occupo anche dei tuoi dati di missione. Mettiti in contatto con me se vuoi registrare il tuo stato attuale. La mia frequenza è 140.96 ed è dedicata al salvataggio dei dati. Non dimenticarla. Ricordati, tranne che per il binocolo, sei completamente nudo. Dovrai impadronirti di qualsiasi arma tu riesca a trovare. Me lo ricorderò. Prima la dottoressa Naomi mi spoglia e mi esamina. Poi mi portate via tutte le armi. Come credete che mi senta? Beh, se riuscirai a tornare tutto d'un pezzo, forse lascerò che sia tu a esaminare me. Questa me la segno, dottore. Tra parentesi, mi spiace darti un dispiacere, ma sono riuscito a portare qui le mie sigarette. Come hai fatto? Nel mio stomaco.
Grazie anche al fatto che la tua iniezione ha eliminato i miei acidi digestivi. Sigarette? E che ti serviranno? Non lo capiresti mai. Se vuoi entrare... Quella è la porta principale. È la via più comoda, ma il rischio di essere individuato dal nemico è troppo alto. Non è che posso bussare e chiedergli di farmi entrare. Una sentinella a destra e un'altra a sinistra. Sono armati con armi automatiche e bombe a mano. Che mi dici del condotto dell'aria vicino alla porta? Dovrebbe esserci un condotto anche al secondo piano. Da qui non riesco a vederlo. Decidi tu come procedere. Mi fido di te, Snake.